Do la parola al candidato presidente Giuseppe Bortolussi. Grazie. Vedete, è di stamattina un episodio che mi ha colpito molto. Un'insegnante, figlia di commercianti, che ha un piccolo possedimento agricolo e che quindi lavora anche, suo marito lavora anche questa terra pur facendo un altro mestiere, mi ha detto una cosa che mi ha stupito anche perché è una vecchia amica. Io, guarda, mi dispiace per te, ma io voto Zaia perché ho la certezza che Zaia farà le cose. Di fronte a questa notizia io sono stato zitto e mi sono ripetuto tutte le cose che ho detto in questo periodo, pensando che probabilmente è molto meglio fare spot che ragionare con la gente a questo punto, perché a pensare e a razionalizzare questo che ha detto questa ragazza, mia coetanea, mi ha colpito moltissimo, perché io vado in giro a dire: mi sapete dire voi nei 3 anni in cui è stato vicepresidente che cosa ha fatto Zaia? E nessuno mi sa dire. Vado in giro a dire, per esempio, che guardando a fatti concreti che sono lì, non hanno approvato lo statuto, atto fondamentale, atto che permetteva il federalismo istituzionale, dare le competenze alle province, ai comuni. E questa mi dice: sono sicuro che farà le cose. Non hanno fatto tutte quelle cose importanti che fanno parte della programmazione. Una regione in fondo fa le leggi e programma, no? Ma non hanno fatto il piano sociosanitario, non hanno fatto il piano, per esempio, che so io, delle cave, il piano dei rifiuti, non hanno fatto la legge sul commercio. Ogni volta io vado enumerando queste cose e mi sono stupito proprio di questo. Non ho neanche tentato di dirglielo, non ho neanche tentato, ho lasciato perdere, perché pensavo appunto che non valeva la pena. Se questo è il messaggio che passa, io credo che ci sia qualcosa di peggio di quello che vedo io. Non è che la gente è disinteressata, non è il caso di quelli che dicono tanto siete tutti uguali e dopo li vota. Spiego? Qui c'è qualcos'altro, c'è una distorsione che è già accaduta nella storia, in modo di far credere una cosa invece che un'altra. Non c'è un programma. Io sinceramente, guardate, sarò anche distratto, sono in campagna elettorale, corro di qua e di là, ma io non ho sentito programmi, non ho sentito punti forti, richiami forti a un qualcosa da fare. Ho sentito parlare dello statuto, ma nei termini che occultano quella che è la verità, cioè parlare delle radici cristiane dimenticando che avevano 10 anni perlomeno per farlo sto statuto. Ma anche con le radici cristiane io non ho niente in contrario, anzi, ma dico: ma come mai non l'hanno fatto? Ecco, c'è proprio sulla bilancia questo: loro parlano in maniera da sviare e quasi disinformarsi, mi spiego, di parlare di questa cosa in maniera che non si capisca che sono loro i responsabili di quello che non è stato fatto. L'SPMR è in ritardo di anni, ma nessuno gli fa colpa. Così come c'è una situazione strana, non vi sto parlando di programmi e di altre cose, vi sto dicendo che c'è un clima particolare. Noi stiamo parlando sul decreto salvaliste, dell'illegalità, di queste cose. Guardate, c'è un'area pesantissima. Un'area che capirete, perché mi permetterete di finire il mio intervento leggendo una decina, 15 di righe. Vedete, l'illegalità è diffusa perché ormai tutti hanno capito che questo sta facendo la campagna da ministro e quindi ha un accesso privilegiato alle fonti di informazione. C'è una legge sulla par condicio che viene violata semplicemente perché uno è fuori dalle regole. Qualcuno cita appunto La fattoria degli animali di Orwell, dove i maiali si fanno una legge per conto loro perché comandano loro. È un po' è così, è un po' è così. Se tu sei un semplice candidato di fronte a un altro candidato, ti misurano i secondi, è l'ora in cui vai in onda. Se di là c'è un ministro che ha già un privilegio, mi spiego, lui può utilizzare anche i mezzi pubblici, la televisione, la radio, senza limiti. E naturalmente con l'ossequio che c'è per queste posizioni tra stampa, televisione, questo non è, 1500 minuti calcolano contro 10, contro 7, 8. In più uso un altro sistema molto interessante, che è quello, vedete, del rifiutare il confronto. Io avrei voglia di parlare con lui, confrontarmi sul programma, confrontarmi su quello che hanno fatto e non hanno fatto. Non è possibile, scappa, lui non c'è.
ma con una cosa però interessante. Mi fa piacere dirgli queste cose perché le sto vivendo, ma se lui rifiuta il confronto, non c'è una televisione che ti chiami lo spirito. Non ti chiama. Cioè, anche quelle nazionali. Tempo indietro, se uno rifiutava il confronto, mettevano un altro, mettevano una sedia vuota. Adesso no. Basta, non si fa più la trasmissione. Capite? Quindi non solo ha il privilegio di parlare quando e come vuole, ma in più ti toglie anche la possibilità di parlare. È una situazione del tutto particolare, vedete, poi della rivista Welfare, sapete, una rivista spedita, si parla di 450.000 euro di costo con i soldi pubblici, il fatto che lo sanno tutti, anche se io non ho i servizi segreti, ma me lo dicono i giornalisti, che il suo addetto stampa come ministro, pagato quindi dal ministero, li fa da addetto stampa come candidato. Mi sembra che la cosa non interessi a nessuno. Io ho chiesto anche conferme, a voce me le danno tutti, giornalisti, televisioni, tutti mi dicono che è vero, che lo sanno, e sarebbe una cosa grave, no? Se fosse, perché pagato per fare una cosa dal pubblico, invece sei uno che fa per il privato, ma poi anche altre questioni. La grande meraviglia mia è che nessuno si meraviglia, che quando glielo dico, questi mi dicono, sì è vero, guarda, ho ricevuto anch'io telefonate da sto personaggio qua, un direttore mi ha mostrato perfino il telefonino, che stava ricevendo la telefonata di questo, mi ha fatto ascoltare la telefonata, che stava parlando di campagna elettorale. E quello che è grave è che c'è questo clima, quest'aria a cui bisogna opporsi, ma non tanto adesso per la campagna elettorale, fra 10-12 giorni è già terminata. Il problema è che abbiamo preso un abbrivio, una strada, che è molto difficile poi, spiego, da invertire come direzione. È una strada difficile, una strada che abbiamo già visto pesantissima, ragazzi, guardate. Io non so, ma io che le vivo queste cose direttamente mi meraviglio che altri non le comprendano, non vedano la pesantezza di quest'aria che c'è. E allora vedete, non vi ho parlato questa volta come l'altra sera del fatto che nei 15 anni di PDL e nei 10 di Lega qui nel Veneto e nei 7 sugli ultimi 9 il governo nazionale hanno mandato meno soldi ai comuni del Veneto, lo Stato ha speso di meno. Eppure hanno il Veneto in testa loro pensano il Veneto come prima cosa, però abbiamo avuto meno soldi di prima, meno, e parlano del paradiso, ma quando ci sarà il federalismo ne avrete di soldi, fatto sta che invece da noi ne arrivano sempre di meno e in altre parti d'Italia ne arrivano di più, col che dimostrando che la Lega non è capace di fare quello che dice, e anche sostengo di solito negli altri incontri che non le faranno le cose come non le hanno fatte, tutta quella mancata programmazione non è solo perché così hanno la discrezionalità di dare agli amici degli amici, è anche perché sono incompatibili, sono inconciliabili, hanno due concezioni diverse dell'economia, della vita e anche del futuro del Veneto, perché uno unitario e l'altro è federalista, a parole in realtà secessionista, uno per il libero mercato, l'altro è per il protezionismo, uno per il nord, uno è per il sud dove piglia i voti, parlo del PDL. Uno è per le opere pubbliche, il PDL, la Lega, non voleva neanche il passante, niente. Vedete, potrei andare avanti su questo. Non hanno fatto le cose, non solo perché con la discrezionalità possono fare quello che vogliono, non le hanno fatte, anche perché quando si misurano sui problemi non vanno d'accordo. E questa ragione sarà la stessa ragione per cui se vinceranno, e dipende anche la ragione, l'amica ormai conosciamo tutti i sondaggi, eccetera, però dico, dipende anche da come vincono. Se stravincono una cosa, se vincono semplicemente un'altra, e in questi 15 giorni la lotta è proprio a far sì che non stravincano, mi spiego, e che abbiano anche una sorpresa. Il popolo del centro-sinistra c'è, esiste e come, e ha voglia anche di combattere, bisogna però che questi 15 giorni li sfruttiamo bene parlando con la gente. Vedete, io non ve la faccio più lunga. Io sono veramente stupito, meravigliato del clima che c'è in giro e di come con facilità un po' tutti, la stampa, la televisione, accetti queste cose. E allora, per finire, per non tediarvi, perché dopo avrete tanti amici qua e so che loro sono puntuali, precisi nel descrivervi le cose, quello che è stato fatto, quello che non è stato fatto. Quindi non vi tedio, non ve la faccio ancora lunga, vi dico solo che le stesse ragioni che hanno portato a non fare, non programmare, la programmazione è la prima delle infrastrutture immateriali. Come fa un imprenditore a investire? Come fa